Hola, hola a tutti fanciulli e fanciulle, ragazzi e ragazze, e benvenuti e benvenute in mio nuovo video. Video dei prodotti finiti del mese di luglio, che non so ancora, nel momento in cui lo sto girando, non so ancora se lo girerò in collaborazione con Debbie o no. In realtà io, sapete, sono sempre molto cristallina, molto, cioè vi dico sempre le cose come stanno, non ho segreti. Avevo chiesto a Debbie se per questo mese, per il mese di agosto, avremmo potuto, rimanere avremmo potuto rimanere sganciati. Se avessimo potuto. Comunque, ho chiesto a Debbie di... Scusate. Ho chiesto a Debbie... di rimanere sganciate per questo mese e per il prossimo. Questo mese in realtà avremmo dovuto farlo insieme il video, ma siccome io sto partendo e lo devo per forza girare, però non so quando riuscirò a caricarlo perché non riesco a caricarlo da casa, ma sicuramente dovrò caricarlo giù dal mare, ma non c'è tanta connessione, non so quanto ci metterò, quando riuscirò a caricarlo. Intanto lo giro e me lo porto giù. Da caricare, insomma, sì, da caricare, da mettere online e mi porto avanti per non lasciare questa busta piena di cose che poi inevitabilmente si andrebbero andrei a riportare a casa, cioè andrei a lasciare qui a casa e me le ritroverei tutte a settembre, quindi non è proprio il caso. Scusatemi se non sono proprio lucida e se non sono, se non riuscirò a, se non avrò proprio il dono della favella in questo video, ma oggi credo la temperatura credo che abbia raggiunto, credo, i 38 gradi, 38-39 gradi. C'è un caldo che qualsiasi cosa si tocca, si tocchi è bollente. Quindi, bando alle ciance, partiamo perché la busta è veramente piena, tanto per cambiare. E non so che fare se mettermela qui, è la solita busta di Machilaia, come vedete è sempre piena. E vabbè, me la metto in braccio, tanto che ci importa a noi. Forse sarò un pochino troppo lontana, sì, vabbè, facciamo così, sta per terra, però mi dispiace di fare su e giù, posso fare così. Dice, perché non ti organizzi prima? Perché devo ancora finire di fare i bagagli e sto qua a pensare di fare il video, pensate come sto, ma ho bisogno di rilassarmi un attimo perché io odio fare le valigie, odio profondamente preparare i bagagli, non partirei mai per questo motivo, non mi piace, non mi piace, non mi piace, ma vanno fatti. Va bene, partiamo. Come sempre, random. Allora, abbiamo terminato questo shampoo della Sunsilk. Questo è con un certo Thomas. Sono fatti in collaborazione probabilmente con un esperto di capelli secchi e danneggiati. Olio di mandorle ed argan morbidi e luminosi. Nutre e idrata per capelli morbidi e luminosi. Eccolo qui. E vabbè, la luce sparaflesciata in faccia, il cane dietro che se adesso non la smette subito, mi guardi, lascia stare quella poltrona. Guardate che faccia d'angelo, fa pure pena, fa quasi pena. Se sapeste che disgraziata che è questa, solo tu ci mancavi dentro questa casa, solo tu ci mancavi. O te riporto in canile? Ovviamente scherzo, non lo farei mai, poi mai. No, sapete com'è, meglio dirlo perché se no va bene. Comunque, buono, un buon shampoo, li tende un pochino a seccarli. Io amo i miei Garnier, Ultra Dolce Garnier, ma c'erano questi in super offerta da acqua e sapone o forse da risparmio casa, non mi ricordo, e ne ho preso. Ma che è? Un animale sfracellato sul braccio, va bene, e ne ho preso qualcuno, non lo so se lo riacquisterei, vi dico la sincera verità, non lo so proprio. Terminato Zen 48 ore talco 0% alcol deodorant spray, c'è chi dice spray e vogliamo fare più l'americano. E questo è quello che trovo da Todis, lo produce la Mil Mil ed è sono deodoranti ovviamente per le ascelle che però noi utilizziamo per deodorare le scarpe all'interno, prima di metterle, e sono anni che lo prendo, anni che me lo vedete mostrare, ci piace tantissimo, costa poco, lo trovo spesso in offerta a 99 centesimi e quindi quando lo trovo ne faccio una piccola scorta. E abbiamo terminato un altro. Terminata questa confezione di salviettine umidificate della linea Seta Blu, queste sono le Pet Care
talco per cani, gatti e cuccioli made in Italy con estratti di olio di argan, detergono, profumano e lucidano il pelo. Eccole qua, ci faccele pure vedere. Eccole qui. Non utilizzo salviette specifiche per animali, in genere utilizzo quelle per i bambini, per i neonati, da utilizzare sui cani, per pulire appunto i cani, ma la Zaretta ha una pelle un pochino più delicata rispetto a Luna, quindi ho voluto provare queste per vedere se ci fosse un po' di differenza. Le avevo trovate in offerta, non mi ricordo se al negozio di animali nel quale mi rifornisco per prendere la pappa di Zara, oppure niente poco di meno che da Panorama. Non mi ricordo, ragazzi e ragazze, proprio non mi ricordo. Comunque, le avevo pagate meno di 1 euro, 20 salviettine, sono abbastanza grandi rispetto a quelle dei neonati, però non ho trovato grandissima differenza, quindi non credo che le riacquisterò. Non ho trovato veramente alcuna differenza. Terminata una confezione di veline, queste sono le Scottex a 1 euro, prezzo lancio consigliate, eccole qui, non mi ricordo nemmeno quante ce ne fossero. C'è un pensiero per te, inquadra, legge e sorridi. Io non ho inquadrato, non ho letto, non ho sorriso. Comunque, le Scottex, queste sono ottime. Sono delle veline, ma dire che siano, che sono, dire veline è un pochino riduttivo perché sono dei veri e propri fazzolettini di carta. E queste veramente, insomma, se vai a soffiarti il naso, non ti rimane la carta tra le mani, non si sbriciolano, non si spappolano, non si bucano soprattutto. E quindi queste sono veramente buone. Erano in promozione ad 1 euro, mi sembra di averle prese da Panorama, sì, da Pan Panorama, se non ricordo male. Non è ancora terminato, ma fidatevi, ce n'è tanto così, farò la doccia questa sera e finirà. Quindi non me lo sono trascinato tra i prodotti finiti perché tanto maritozzo e figlio butteranno tutto. È terminato, insomma, ne farò questo utilizzo, questa. Scusate. Io dico, basta con questi call center, non se ne può più che ti vogliono offrire 1000 promozioni, non voglio niente, non mi serve niente, sto bene così. Mi ci sono anche alzata, vabbè, dicevo, vabbè, insomma, stasera faccio una doccia e lo finisco. Questo cos'è? Dermomed, ghiaccio e cocco, i freschi shakerati rinfrescante. pH, scusate, pH, mi sono mangiato un cetriolo a merenda, pH 5,5, mi sembra che fosse senza parabeni, non mi ricordo, non lo dice. Che ci frega, no, che ci frega no. Mezzo litrozzo di prodotto, non lo dice che sia senza parabeni, o forse sì, non lo leggo perché sono cecatozza. No, questo non è senza parabeni. Trovato, sapete quei prodotti spot? L'ho trovato da Eurospin. Mi sono lasciata tentare perché? Perché amo Dermomed come tipologia di bagnoschiuma e ho detto amo il cocco follemente, ho detto rinfrescante costo caldo. Allora, devo dire una cosina, piccolino, piccolina. In quanto a qualità, insomma, è come tutti i Dermomed, tanta schiuma, schiuma morbida, non secca eccessivamente la pelle, appunto è buono, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda la. Ah, non vi ho detto che è una limited edition, eccola qui. E c'era in 3 profumazioni, le ho prese tutte e tre. Una l'ho già terminata e forse lo troviamo. Sì, lo troviamo sempre lì, adesso ve lo faccio vedere. Dunque, in potere lavante, eccetera, eccetera, è un Dermomed, quindi è un buon prodotto. Non mi è piaciuto per cosa? Per la profumazione, in questo caso, perché non è così prepotente l'odore di cocco. Io, da un prodotto estivo, non è sgradevole assolutamente, però non rimane nulla sulla pelle e si sente, insomma, è buono a snasarlo, ad annusarlo, però una volta che poi vi siete andati a fare la doccia non rimane proprio nulla sulla pelle e questo un pochino mi è dispiaciuto, insomma, mi ha delusa un pochino questa cosa. E poi questo effetto ice, questo effetto rinfrescante, volevo dire ragazze, perché così io non riesco a non essere sincera. Io personalmente l'ho avvertito solo nelle parti intime, ecco, ho detto, solo nelle parti intime si sentiva questa sensazione di freschezza. Per tutto il resto del corpo era un bagnoschiuma completamente normale. Oh, scusate, però è così, come ve lo spiegavo, quello è, le parti quelle là, insomma. Solo lì l'ho sentita questa sensazione di effetto ice, per cui insomma mi ha un pochino, insomma, mi ha delusa perché mi aspettavo, sinceramente, io mi ricordo tanti anni fa c'era il Bilboa
effetto ice, una cosa del genere, quello sì, sembrava come di lavarsi con la menta, era fantastico, quindi sicuramente è un'edizione limitata, ma non sono rimasta molto molto contenta. Stesso discorso, il suo fratellino, poi ce n'ho ancora un altro che non l'ho ancora messo in utilizzo, sempre Dermomed ovviamente, questo è la profumazione, ghiaccio, vabbè ghiaccio, frutto della passione, eccolo qui. Di questo non mi è lo stesso effetto dell'altro, quindi l'effetto ice solamente nelle zone dell'ubalda lì là sotto. E la profumazione non mi è piaciuta per niente, frutto della passione. È un mio problema. Io non amo molto le profumazioni fruttate, preferisco assolutamente quelle floreali, oppure quelle speziate. Io le fruttate non andiamo molto d'accordo, quindi non mi è piaciuto. Per quanto riguarda l'effetto lavante, niente da dire. Anche lì, questo effetto ice, solamente da quelle parti là. Terminata una cera fix della Bilba, eccola qui. Nel video precedente a questo c'era la nuova confezione, perché questa è terminata, eccola qui. Forse ci sarà per un'altra applicazione, ma non credo proprio, perché non si acchiappa più niente. E è un ottimo prodotto, lo usa il figliozzo sui capelli, ci si trova bene e l'ho riacquistata. Insomma, io non utilizzo la cera. Poi terminato un Dove Cotton Soft, eccolo qui, 48 ore, 0% alcol, uno dei tanti Dove che Maritozzo e Figliozzo utilizzano. Devo dire che in estate lo utilizzo anche io, seppur non quotidianamente, ma quello di Natura Amica, che adoro e che compro a ripetizione, nei periodi così di caldo intenso non mi dura moltissimo, diciamo che dopo 3 ore dall'applicazione devo rilavarmi e quindi alterno volentieri a questo, alterno volentieri con questi della Dove. Ottima profumazione, sa proprio di pulito, ripeto, questa è la profumazione Cotton Soft e molto molto efficace. C'è un'offerta adesso da Risparmio Casa in corso. Non so se sia già però terminata, che li propone a 99 centesimi, 99 centesimi, ne ho presi 4-5. Tra l'altro è uscita anche una nuova profumazione che vedrete più avanti, profumazione con 7Z. Terminati questi quadrotti struccanti della seta blu, ultra delicati, ideali per la pulizia quotidiana del viso, 50 pezzi, puro cotone, più sta più lucido in faccia. Mi sono davvero piaciuti. Non ho quello di campionatura da farvi vedere, perché anche in questo caso mi sono dimenticata, ho dimenticato di lasciarne uno dentro e vi chiedo scusa per questo. Avevano una parte zirinata e una parte liscia, ottimi, non cuciti, con il bordo cucito, ma non si sono sfaldati, non hanno perso pelucchi, sono veramente buoni, molto molto buoni. Questi mi sono proprio piaciuti tanto tanto tanto, sicuramente trovati in offerta da qualche parte. Terminato un Colgate Baking Soda. Eccolo qui, non sto neanche a soffermarmi, dentifricio appunto, e basta, niente da dire. Terminato questo gommage vegetale, questo scrub insomma all'albicocca, questo scrub corpo di Yves Rocher in una formulazione da 75 ml, eccolo qui. Devo dire la verità, mi avete anche scritto nei commenti, nel video quello sui preferiti del periodo, del momento, non mi ricordo, avevo presentato anche questo, perché è uno scrub, un gommage, qui dice, in realtà secondo me è un pochino più di un gommage, fantastico, io l'ho utilizzato sul viso, confezione datami in omaggio per un acquisto fatto in un negozio Yves Rocher, un negozio fisico, e mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo. Sono riuscita a scrubbare il viso anche una sera sì e una sera no, addirittura tutte le sere. E fantastico, sulla pelle un effetto seta meraviglioso. Una donzella molto gentile tra voi, mi ha scritto in un commento sotto a quel video, dei preferiti che avevo, appunto, nel quale l'avevo presentato come prodotto preferito, che in realtà questo è un prodotto corpo. Effettivamente, penso proprio di sì, anche se qui non dice corpo, ma forse lo dice dietro, ma io non ci vedo.
non mi ricordo, non, scusate, sono senza occhiali. Che vi devo dire? Io l'ho utilizzato solo per il viso e mi sono trovata benissimo. Provate anche voi se volete farne un, cioè se ce l'avete, provatelo anche sul viso. A me non ha creato alcun tipo di problema. Ottimo prodotto, ne ho un'altra confezione che sta lì pronta per essere utilizzata. Terminato il dentifricio della linea Himalaya Herbals Dental Cream Ayurveda con fluoride naturale 100% Herbal Actives, insomma questo qua, della linea appunto Himalaya che viene rivenduta da Acquestapone, non male, non male, devo dire che non mi è dispiaciuto affatto questo dentifricio, l'ho preso solo perché era in offerta, perché non ha un costo proprio low cost, diciamo, non costa nemmeno 10 euro, ma nemmeno 50 centesimi come sono abituata io, e devo dire che mi è piaciuto, ha svolto il suo lavoro egregiamente, ha questo color sabbietto. Sabbia, sì, diciamo sabbia, buono, un buon dentifricio, mi lasciava la bocca fresca, non mi dava quella sensazione di, io dico di lapposo, come quando mangiate qualcosa che vi fa questo effetto qua. No, non mi seccava le mucose, un buon dentifricio. Se dovesse ricapitare in offerta lo potrei prendere tranquillamente. Terminata una confezione di salviettine umidificate Lupilu Sensitive 80 più 20, eccole qui, queste in un formato XXL, queste le ho prese da Lidl quando siamo stati a fare la spesa con il maritozzo e mi sono piaciute, imbevute, imbibite dalla prima all'ultima, ce n'erano 100 e venivano veramente una cavolata, adesso non mi ricordo se poco più di un euro, ma erano 100 salviettine anziché le solite 72 che si trovano nei formati standard. Molto molto apprezzate, se dovesse ricapitare di andare da Lidl e trovarle, sicuramente le potrei riacquistare. Terminata una confezione di dischetti per, io li utilizzo per gli occhi e per levare lo smalto quando lo metto. Questi della dei Makeup Sensitive, sono fantastici. Di questi ne ho lasciato uno di campionatura. Eccoli qui, sono entrambi i lati sono lisci, non sono sfaccettati, non sono bordati, ma non perdono pelo, sono fantastici, sono morbidissimi. Se avete problemi di sensibilità nella zona oculare e perioculare, per lo sfregamento, insomma, se la vostra pelle è sensibile, questi sono davvero morbidi. Mi piacciono tanto, quando li trovo in offerta li prendo sempre perché sono veramente validi. Adesso questo poi lo recupero e lo vado a mettere nel portadischetti che ho. Terminato, che è questo? Uno shampoo? Sì, uno shampoo della Palmolive, Palmolive Naturals Fresh and Volume Shampoo con agrumi e vitamine, capelli da normali a grassi. Con 100% Natural Citrus, eccolo qua, un buon shampoo, niente di che, trovato in offerta anche questo in un cestone, credo da Acquestapone. La profumazione è molto agrumata, ha fatto il suo lavoro senza nessun tipo di problema, senza infamia e senza lode. Uno shampoo. Sapete che qui non abbiamo grandi problematiche a casa di cute sensibili, eccetera, eccetera, quindi più o meno ci vanno un po' bene tutti. Poi terminata un'altra confezione del mio struccante per gli occhi ormai top in assoluto, non smollo anche perché spesso lo trovo in offerta ed è lo Skin Active della Garnier, l'acqua micellare bifase con olio di argan nel maxi formato da 400 ml, strucca, deterge, idrata senza risciacquo, efficace sul trucco waterproof, non saprei dirvi perché io non utilizzo trucco waterproof, non lascia residui oleosi. Leggermente i residui li lascia, ma sapete, chi non lo sa, lo saprà adesso, che per me non è assolutamente un problema. Io odio sentire la zona del contorno occhi secca, quindi io mi trovo da Dio con i prodotti bifasici, li adoro, mi piacciono tantissimo, non mi crea alcun problema anche avere un pochino la zona un pochino untuosetta, non mi dà assolutamente fastidio.
strucca benissimo qualsiasi cosa io abbia messo sugli occhi. Sapete che io trucco abbastanza in maniera forte, carica gli occhi, mi piace, lo riacquisto, non ci sto a perdere altro tempo. Una rivelazione, ma mi è piaciuta veramente tantissimo, è l'acqua micellare della Sien, quindi quella della che si trova alla Lidl. Questa è per pelli normali e in combinazione, boh, non lo so. Alcol free, c'è un pochino di glicerina, credo, acqua micellare rinfrescante per pelli normali e miste. Io vado ovviamente a sciacquare sempre, qualsiasi prodotto vado ad applicare sul viso, e è molto molto carino l'erogazione, diciamo, l'erogazione del prodotto, perché ha questa pompettina, diciamo, si appoggia al dischetto qui, si fa questo lavoro ed esce il prodotto. Bisogna stare un pochino attenti perché se si pusha, se si spinge un pochino troppo in maniera energica e vigorosa, il prodotto tende a schizzare dal dischetto. Però trovo che sia un sistema molto igienico. È pratico, tutto sommato pratico, ed è un'ottima acqua micellare. Mi è piaciuta tantissimo. Adesso che andrò giù al mare, a parte me ne sono portata una da casa, vabbè, però penso di portarmene su qualcuna perché lì ce l'ho a 2 passi dal posto in cui villeggiamo e la Lidl, e invece qui devo farmi mezz'ora di macchina. Quindi, come al solito, quando vado giù, passo da MD, passo da Lidl e mi prendo un po' di cosine. Vediamo quest'anno come andrà. Ma mi sento veramente di promuovere questo prodotto. Mi è piaciuto davvero tanto. Terminato un detergente intimo, questo è della linea Sano San, intimo protettivo, senza, scusate ma non ci vedo più, senza parabeni, SLS, con mentolo, eccolo qui, questo è veramente buono, buono e rinfrescante, non è la prima volta che lo prendo, mi trovo benissimo, formato da 200 ml, quindi il formato classico, e super promosso, super super promosso. Poi il Maritozzo ha terminato questo Deo Parfum di Nazareno Gabrielli. Ecco qui. Questi sono dei profumini in una confezione da 100 ml. Sono dei profumini molto leggeri e free, diciamo. Free che c'entra? Ed è pure buono, tra l'altro, che il Maritozzo utilizza soprattutto se lo porta al lavoro. Quando finisce di lavorare si dà una rinfrescatina, prima si dà una sciacquata, una rinfrescata e poi niente, insomma, e poi torna a casa Lessi e si trova molto molto bene. Costano, mi sembra, 2,99, una cosa del, o 2,99 o 3,99, li trovo sia da risparmio casa che d'acqua e sapone. Non so se ci sia proprio questo di Nazareno Gabrielli, però sono molto validi perché sono comunque dei profumini. Quindi non sono eau de parfum, però sono comunque molto, molto intensi, insomma si sentono, sono molto persistenti, ecco, no? Molto intensi. E questa profumazione qui a lui piace tantissimo. Terminato un altro Dove, Go Fresh, questo è alla pera, se non sbaglio, sì, pera e aloe vera, sempre 0% alcol, non ve lo sto a descrivere, anche questo copre benissimo le puzze, ha una profumazione gradevolissima, a mio avviso, fino ad ora questo e questo, il cotton, com'era qua, cotton soft e questo al Go Fresh, sono i migliori a mio gusto per quanto riguarda la profumazione, veramente, veramente buoni. Molto 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 buoni e coprono, come dicevo, tutte le puzze. Non è terminata, ma è in utilizzo, lo sapete quando presento le saponette. Questa saponetta buonissima, buonissima, si chiama Armonia, sapone vegetale senza di mandorle e karité, arricchito con olio di riso, made in Italy, senza prodotti chimici, vegan ok, cruelty free, prodotto italiano. Lo produce il laboratorio Veneto a Bolzano Vicentino. Questa saponetta qui, ma sapete che se vi dovessi dire dove l'ho presa, non lo so, forse da acqua e sapone, non mi ricordo. Senza parabeni, senza EDTA. Che vi devo dire? Boh, non lo so, comunque fantastica. Mi sembra da acqua e sapone, non sono sicura, ragazzi. Da risparmio casa. Altodis, non mi ricordo, ragazze. Comunque, questa è, se la trovate, ve la straconsiglio. Il panetto è piuttosto grande perché sono 150 grammi di panetto di prodotto, insomma, e mi piace tantissimo. Fa una schiuma bella cremosa, va benissimo anche per lavare i pennelli.
perché ci ho provato e mi piace tanto, piace anche tanto al maritozzo. Questa, diciamo, per lo più la utilizza il maritozzo perché lui il viso lo lava solo con il sapone. Questo. Terminato un altro doccia schiuma, questo è della linea Tesori d'Oriente, Frangipani delle Indie, eccolo qui. Così e così, ecco, considerato che è un doccia schiuma di Tesori d'Oriente, pensavo avesse una profumazione un pochino più intensa, anche più gradevole se vogliamo. Questo è il primo di tutta la serie di quelli che ho provato che non mi ha proprio esaltata, ecco, non mi ha proprio portata in paradiso, ributtata in terra e non credo di riacquistarlo, però in quanto a qualità è come tutti gli altri, veramente un buon prodotto, ma la profumazione non mi è piaciuta. Terminato un altro dentifricio, questo è di Antica Erboristeria Oxy Bianco, menta ossigeno attivo, denti più bianchi in 10 giorni, rimuove le macchie, freschezza, duratura. Buono anche questo, il colore non me lo ricordo, mi sembra bianco, sì, bianco. E dentifricio, buono, questo era sempre in un formato da 75 ml. Poi, che ci abbiamo qua? Dei prodottini di make-up. Sì, qualche prodottino di make-up terminato. Sapete che sto smaltendo il make-up accumulato in maniera compulsiva nel corso degli anni e mi sto dando appunto allo smaltimento e sono molto soddisfatta di questo. Ma prima di questo devo farvi vedere questo contorno occhi di Brochet che ho terminato. Ho conservato anche la scatolina, Rich Cream, crema anti rughe ai 30 oli preziosi e olio di mille rose. Questo qui sarebbe formato classico da 15, mi sembra anche questo. Sì, dovrebbe essere da 15 ml, no, 14 ml. E eccolo qui il tubettino durato una vita, mi è piaciuto tantissimo, utilizzato come contorno occhi da giorno. Mi è piaciuto tantissimo, idratava al punto giusto, non lasciava unto, si assorbiva facilmente, ma lasciava comunque il contorno occhi molto idratato. Veramente per me un prodotto promosso questo. Poi, terminato un burro cacao, questo un lip balm come vi pare, questo è della Yves Rocher Noce di Cocco. Eccolo qui, terminato, sapete che io scavo fino in fondo perché c'è veramente tanto 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 prodotto da poter utilizzare una volta che arriva praticamente a filo e quindi non sarà molto igienico, ma non è che, come dico sempre, non è che con le mani io vado nel water a mani nude e poi me lo spalmo in bocca, no, insomma siamo tutte persone pulite, presumo, e quindi vado a scavare perché dura almeno altre 2 settimane, ma forse anche qualcosina di più. Non è proprio il mio preferito in assoluto, tende a lasciare dopo un pochino le labbra secche, quindi non ha un effetto duraturo nel tempo, però sono comunque dei validi prodotti questi di Brochet, questi lip balm di Brochet non sono niente male, stanno nella media, c'è di meglio, c'è di peggio, senza infamia e senza lode anche questo. Sicuramente non è la mia profumazione o comunque la tipologia preferita, la profumazione preferita. Quattro prodottini smaltiti di make-up. Ebbene sì, ho terminato un rossetto. Dice certo, se te lo metti tutti i giorni terminerà, ma certo che sì. Ragazzi, si è cancellata la scritta dell'azienda che lo produce, ma sono praticamente sicura al 99,9% che sia un rossetto di Make-up Revolution. Make-up Revolution, sì, questa è la linea Scandalous Shade ed è la colorazione Crime, che era questo viola, eccolo qui, terminato. Certamente con i rossetti non vado a scavare come con il burro cacao, per me un rossetto così è da considerare terminato e un rossetto fantastico. Si applicava in un nanosecondo, cremoso al punto giusto, andava poi riapplicato perché dopo qualche ora dall'applicazione tendeva un pochino a seccare le labbra, pur non essendo un rossetto matte, però si applicava in 5 secondi, lasciava un effetto bellissimo sulle labbra. Me lo avete visto e rivisto in tantissimi video nei quali avevo le labbra fucsia, fucsia. E veramente consigliato, consigliato perché per il prezzo che l'ho pagato, una cavolata, non mi chiedete quanto, ma vi dico una cavolata, preso sul sito di Maki Beauty, che è Makilaia, che adesso dovrebbe essere diventato Maki Beauty,
preso un bel po' di tempo fa, mi sono messa sotto e l'ho terminato perché era un fucsia stratosferico, bellissimo. Spesso mi avete chiesto quale rossetto indossassi o nei video o nelle foto che postavo su Instagram ed era questo. Non lo riacquisterò per il momento perché ho altro da terminare, però ve lo straconsiglio. Terminata una matita occhi di Yves Rocher, l'unica in mio possesso, della quale purtroppo non posso più dirvi il numero perché è distrutta praticamente, e c'è ancora un pochino di mina, ma come vado a temperare, provo a metterla sugli occhi, si spezza, quindi si sbriciola proprio, è andata insomma, però l'ho utilizzata praticamente tutta, era un color bronzo, mi dispiace di non potervi dire il nome. Mi dispiace, ma io dico se si può sentire la musica in macchina così alta, vabbè. Carina, una matitina carina, niente di trascendentale, era un bronzo con tutte pagliuzze dorate, l'ho utilizzata come base sulla quale poi andavo ad applicare gli ombretti. Sì, una buona matita, ecco, ne ho tante, ovviamente sto smaltendo un bel po' di cosine, ragazze. Terminato un ombretto, un altro ombretto in crema, questo è di Wycon ed è della linea Metal Boom. Questo era il color 09 marrone, ovviamente non so se ci sia ancora in linea permanente o se facesse parte di una edizione limitata, non ve lo so dire, provate a vedere. E in realtà, ecco, questo è quello che è rimasto, praticamente nulla. Sono riuscita a terminarlo tutto perché alla fine, in queste anse qui, diciamo qui dove c'è il giro del tappo, sono andata con il pennello ed è venuto via tutto. Non è stato assolutamente lavato questo barattolino in vetro peraltro, ed era un color marrone con dei riflessi metallici, fantastico, utilizzato sulla come solo questo, diciamo, con un ombretto sfumato sulla piega, senza neanche andare a tamponare nessun ombretto, alcun ombretto in polvere poi su questo. Fantastico, mi teneva tutto il giorno. Questa linea di ombrettini in crema di Wycon è fantastica. Ve li straconsiglio, a me non hanno fatto l'effetto carta pecora sugli occhi, considerate che non ho più una palpebra ovviamente tesa come a 20 anni. Quindi se ha tenuto su di me, penso che possa tenere su chiunque. Io non ho una palpebra oleosa, ma credo che anche per una palpebra oleosa questo prodotto possa tenere, perché si fissava veramente come cemento. Ho terminato questa, scusatemi ma non vedo, questa mineral powder Illuminismo di Neve Cosmetics. Eccola qui. La cipria illuminante, insomma, per capirci, terminata, mi è rimasta, guardate, proprio un velo, credetemi, è un velo, ma non esce più, ma credo che neanche un'applicazione riuscirei più a farne, vedete? È veramente una briciola, non viene più fuori. Allora, non male come prodotto, non l'ho mai utilizzato, cioè ho provato a utilizzarla come cipria illuminante, ma veniva il viso troppo 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 luminoso e quindi le ho dato seconda vita utilizzandola come illuminante sugli zigomi oppure la utilizzavo come base polverosa, diciamo, una volta aver applicato il primer andavo a setificare la palpebra con questo e dava un tocco di luminosità e faceva risultare gli ombretti che poi andavo ad applicare molto 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 luminosi. Quindi mi è piaciuta tantissimo, veramente tanto tanto tanto. Era una mini size, io quando acquisto neve acquisto sempre mini size perché durano veramente veramente tanto. L'ho smaltita e sono felicissima. Bene, la busta, qua che c'è un pacchetto di fazzoletti vuoto, non so come ci sia arrivato. La busta, cari ragazzi e care ragazze, è vuota. Anche per questo mese ci siamo tolti questa marea di roba che vedete, insomma, non è neanche tantissima. Questo mese sono rientrata in 26-27 minuti. Non era tantissima, l'ho smaltita perché non potevo lasciarla qui. Fatemi come sempre sapere, interagiamo, interagiamo in questa tipologia di video che so che apprezzate molto sul mio canale. Io vi mando il mio bacio super stramega galattico. Mi scuso se sono veramente lucida come, non so che, come un foglio di Domopack, ma credetemi, sono completamente zuppa da sotto alle ascelle fino alla punta dei piedi perché fa veramente tanto 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 caldo.
Quando vedrete questo video io sarò già al mare, spero di poterlo caricare giù da giù senza nessun tipo di difficoltà e in qualsiasi caso insomma ci aggiorneremo strada facendo. Per il momento vi mando il mio bacio super stramegagalattico, vi mando il secondo e ci vediamo sempre solo se qualora vorrete nei prossimi video. Ciao!